Ne porto. Allora, vediamo un po'. Un applauso per la giuria. No. Allora, siamo pronti? Siete tanti, eh? Bene, bene. Le botte che arrivano. Allora, la giuria presieduta da Claudio Casadio, direttore della Pinacoteca Comunale di Faenza. E composta da Guido Mariani, artista. Tatiana Tomasetta, giornalista. Rita Sirelli, image maker. Allora, stiamo parlando della premiazione per la sfilata diurna, ok? La giuria, riunita nella sede municipale di Casola Valsenio, al termine della sfilata dei carri della festa di primavera. Premesso, l'alta qualità dei carri, l'impegno profuso e attento nella realizzazione degli stessi, l'invenzione scenica dei complessi temi affrontati, ha predisposto una griglia di valutazione che tiene in considerazione i vari aspetti previsti dal regolamento, dando la valutazione completa su ogni singolo punto e arrivando in modo unanime ad un giudizio complessivo. Ha deciso pertanto il seguente verdetto. Carro allegorico, terzo classificato. Colpevolmente consapevoli, presentato dalla società SISMI. Leggiamo la motivazione del terzo premio. Si apprezza la ricerca di strade nuove affrontando un tema di stretta attualità e ottenendone un caratteristico livello di realizzazione, ma attraverso un'ardita costruzione dei volumi. Allora, carro allegorico, secondo classificato. Oh, un po' di suspense. Non ci avrete mai come volete voi, presentato dalla società Extra. Motivazione. Fatemi leggere, dai. Il messaggio risulta diretto e incisivo in coerenza con i codici del linguaggio visivo. Molto ben articolata la struttura scenografica e ben integrate le figure nel contesto plastico, ma senza una dinamicità dell'insieme.
carro allegorico prima classificato, la misura della solitudine presentata dalla nuova società peschiera. La motivazione, struttura unitaria chiara con scorci di notevole suggestione, scenograficamente esplicito nella sua organicità e coerenza, determinante la rottura del punto di vista che permette la lettura dell'opera a 360 gradi.